Applausi. Okay. Bene, bene, bene. Beh, l'inaugurazione del nuovo padiglione chirurgico dell'ospedale di Argenta rappresenta un momento di grande soddisfazione e di grande orgoglio, innanzitutto per gli argentani perché vedono qualificato il loro ospedale, ma è un momento di grande soddisfazione anche per noi che rappresentiamo l'amministrazione provinciale e credo anche per l'amministrazione regionale, che abbiamo lavorato da anni per concretizzare questo obiettivo importante che fa diventare l'ospedale di Argenta un punto qualificato e qualificante della rete sanitaria provinciale e regionale. Ormai sappiamo tutti che i servizi sanitari sono di livello più alto e più, tanto più qualificati e qualificanti nella misura in cui sono integrati davvero in una rete che non comprende solo il sanitario e gli ospedali per acuti, ma che si integra perfettamente con la parte sociale dei comuni sul territorio che stiamo sperimentando in alcune zone del territorio con le case per la salute. Quindi credo che insomma questo sia un ulteriore tassello di quella rete. Giornate di grande importanza ovviamente per la comunità argentana, ma non solo. Per la comunità argentana perché questa presenza, quella dell'ospedale, quindi del nuovo padiglione, è una presenza di grande valore perché è legata a filo doppio con la nostra comunità. Già il nome dell'ospedale ci ricorda che porta il nome del primo sindaco del comune d'Argenta del 1861, è come dire una data oggi particolarmente significativa perché è il primo sindaco risorgimentale dell'Italia Unita e quindi anche di Argenta Unita. Questo per ricordare come anche nel nome questo ospedale si leghi a filo doppio con la nostra comunità. L'inaugurazione del padiglione chirurgico con le sale operatorie nuove è certamente un passo in avanti nella ristrutturazione complessiva dell'ospedale di Argenta, che si inserisce in un contesto più generale provinciale dei servizi sanitari, sociosanitari, in modo particolare quelli ospedalieri. Il nuovo padiglione poi darà la possibilità di ricoverare i pazienti delle chirurgie, quindi delle specializzazioni chirurgiche, e nello stesso tempo permette il trasferimento nei locali prima adibiti alle chirurgie delle medicine, con una piccola ristrutturazione delle medicine, e porteremo dentro anche gli ambulatori che attualmente si trovano nella struttura qui adiacente. Struttura adiacente che verrà liberata dai poliambulatori, intendiamo inserire un gruppo di medici di medicina generale, dando così compimento ad un progetto che prevedeva una massima integrazione tra l'ospedale e il territorio. L'ospedale è un elemento che rassicura, è un elemento fondante della comunità e quindi la curiosità su tutto quel che si muove attorno all'ospedale e ai nuovi servizi dell'ospedale scatena persone che magari non hanno mai avuto un bisogno di cura ma che vengono a controllare che tutto sia a posto. D'altronde c'è un altro elemento peculiare di questa comunità: gli argentani sono sempre stati attaccati al loro ospedale, ma non l'hanno sempre fatto in maniera costruttiva e propositiva, hanno sempre combattuto per il loro ospedale. Io credo che l'inaugurazione del padiglione chirurgico di oggi dimostri quanto i timori di depauperamento in passato fossero infondati, però sono venuti anche se non hanno un bisogno di cura, perché la battaglia sull'ospedale e sul miglioramento della qualificazione dell'ospedale è stata propria di tutta la comunità, di tutti i partiti trasversalmente, di tutti gli amministratori del presente
e del passato, e fa sì che sia un elemento qualificante della discussione del modo con cui la comunità argentana si è sempre rapportata con gli altri livelli, provinciale e regionale, con grande pacatezza, con grande equilibrio, senza alzare mai i toni, ma anche con grande ottimismo.